Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi avevo intenzione di portarvi insieme a me in una mia classica giornata di studio e produttività. Ultimamente ho preso l'abitudine di alzarmi presto, intorno alle 6:30, e fortunatamente riesco a farlo senza neanche dover mettere la sveglia. È proprio un'abitudine che ho preso in questo periodo e mi basta appunto la luce del sole per svegliarmi. Mi lavo la faccia e poi subito dopo preparo la colazione, che di solito consiste in un caffè e un po' di frutta. Nel mentre mi piace anche ascoltare un po' di musica, di solito ascolto jazz. Non so voi, ma per me la musica è molto importante, mi aiuta specialmente a creare un mood che poi mi è utile per cominciare al meglio la giornata. Durante la colazione, mentre sorseggio il mio caffè, mi piace anche leggere un libro. Lo faccio per due motivi. Uno è per evitare di stare appena sveglio col telefono, perché personalmente l'ho fatto per anni e mi sono reso conto che mi fa male, comunque non mi fa cominciare al meglio la giornata, anche se a volte questa piccola regola non la rispetto, però l'importante è comunque cercare di rispettarla giornalmente, perché effettivamente fa bene, ve lo assicuro. Inoltre, per me questo è uno dei pochi momenti della giornata in cui sono tranquillo e rilassato e quindi riesco a godermi una lettura tranquillamente. Per ora sto leggendo Super Thinking, che è un libro molto interessante basato sui modelli mentali, che vi consiglio. In ogni caso dipende un po' dalla giornata, perché a volte può capitare che leggo per un'ora intera, ma altre volte solo per un quarto d'ora. Però secondo me l'importante è che apprezzo tantissimo questo momento mattutino di calma, pace e tranquillità, dove mentre sorseggio un buon caffè posso anche leggere qualcosa di interessante. Dopo questa prima fase prendo il telefono, controllo le mail, leggo i commenti di YouTube, messaggi su Instagram, sì, perché da poco ho aperto Instagram e vi invito a seguirmi, perché condivido magari cose che non riesco a inserire nei video o magari do qualche spoiler delle prossime pubblicazioni. Subito dopo prendo il tappetino e faccio un po' di stretching. A volte cerco di fare un po' di meditazione, tipo qualche minuto, però sono veramente scarso. Poi mi cambio e, scoccate le 8 in punto, mi siedo in scrivania per iniziare finalmente a essere produttivo. E come prima cosa controllo la mia to-do list, che è semplicemente il programma delle cose da fare durante la giornata. Come prima attività di studio ho ricopiato e sistemato delle slide di microeconomia. Nello specifico si trattava dei beni pubblici e devo dire che l'argomento era molto interessante. Terminate le slide, mi è venuta fame e mi sono fatto una bella merenda da mangiare mentre passavo alla seconda materia del giorno, ossia calcolo delle probabilità. Nello specifico stavo facendo gli ultimi argomenti del corso e devo dire che le cose si stanno complicando abbastanza e mi sono sforzato parecchio per cercare di capire le formule chilometriche introdotte. Alle 11:30, terminata anche questa materia, avevo il cervello che stava scoppiando di informazioni. Avete presente quel momento in cui magari state leggendo qualcosa ma siete così stanchi da non capirci niente? Io nei momenti del genere vado in palestra ad allenarmi e con tutta sincerità la palestra mi è mancata tantissimo in questo periodo di lockdown. Per me è fondamentale, mi fa stare meglio di umore e mi aiuta a scaricare tutta la tensione generata nelle precedenti ore di studio. E questa riapertura, specialmente adesso che si avvicina la sessione estiva, mi sta dando una grandissima mano a studiare di più. Tornato a casa, mi faccio una doccia al volo e subito dopo inizio a preparare il pranzo. Dipende un po' dalla giornata, ma comunque cerco sempre di cucinare tutti i miei pasti perché intanto riesco a mangiare più sano e in più mi aiuta a risparmiare un bel po' di soldi. Ed essendo un fuorisede che vive a Milano, risparmiare qualcosina non fa mai male. Nello specifico stavo preparando una pasta con zucchine saltate in padella e poi ho mantecato il tutto con yogurt greco, pecorino e pepe. Terminato il pranzo mi metto subito a lavare i piatti e a pulire il piano cottura. Con il passare dei mesi ho preso questa abitudine perché avendo una cucina piccolina se non pulisco e sistemo non posso neanche cucinare il pasto successivo. Ma ormai fortunatamente in 5 minuti pulisco tutto. Subito dopo preparo il caffè e mi metto sul divano per un'oretta circa. Questo è il momento serie TV.
Per adesso su Netflix sto seguendo un anime che si chiama Food Wars. È un po' di nicchia, però onestamente mi sta piacendo tantissimo. In genere, poi in questa fascia temporale, se sono troppo stanco mi metto a fare un sonnellino, ma deve durare massimo 20 minuti, perché mi è capitato tante volte di non mettere la sveglia e poi magari alzarmi alle 18:30, mezzo assonnato e pieno di sensi di colpa per non aver studiato. Inoltre in questa fascia oraria cerco di fare anche una chiamata ai miei genitori che sono dall'altra parte dell'Italia. Passata un'oretta, anche se a volte la pausa può durare un po' di più, un po' di meno, non sono troppo rigido con gli orari. In ogni caso, intorno alle 15 cerco di rimettermi al lavoro. E questo è un momento molto critico, perché almeno per me è molto facile procrastinare. E quindi cerco di sforzarmi ad andare in scrivania e ritornare a studiare. Spesso, per superare questo blocco iniziale che non mi permette di studiare, come anche in questo caso, utilizzo la tecnica del pomodoro. Tra l'altro, ho fatto anche uscire un video in cui ne parlo. Se ancora non l'avete visto e siete interessati a vedere nel dettaglio questa tecnica, vi lascio il link in descrizione. In questa sessione pomeridiana l'unica materia restante da fare era algebra lineare e nello specifico sono andato avanti con la teoria ed in più ho fatto anche qualche esercizio su un simulatore online e praticamente se riusciamo ad ottenere una determinata percentuale di esercizi corretti all'esame nel voto finale ci aggiungono 2 punti e quindi cerco di farne un bel po' perché secondo me avere questi 2 punti in più è molto conveniente. Non appena ho finito algebra lineare, scrivo la mia to-do list del giorno dopo. Poi pulisco la scrivania ed ho ufficialmente finito di studiare. Nel tempo rimanente, di solito esco o magari lavoro a qualche altro progetto extra università, come ad esempio questo canale. Purtroppo ha piovuto a dirotto per tutto il giorno e quindi non potendo uscire il tempo che rimane prima di cena l'ho impiegato occupandomi del canale. Questo significa registrare, editare video o magari pensare a qualche progetto futuro. In ogni caso anche questo, tra virgolette, è un lavoro o comunque è un'attività che richiede abbastanza impegno. Però essendo una cosa che faccio con passione, la sento molto più leggera. In questo caso stavo scrivendo qualche idea per i prossimi video che devono uscire e fortunatamente sono riuscito a scrivere un bel po' di cose interessanti, quindi se ancora non l'avete fatto vi consiglio di iscrivervi e di attivare la campanella per evitare di perdervi le nuove pubblicazioni. Conclusa anche questa attività, ho finito tutte le cose da fare per la giornata. Infine, poi per chiudere al meglio il pomeriggio, mi sono ordinato una pizza. E con questa magnifica pizza io vi saluto e noi ci vediamo prossima settimana con un nuovo video.